Salve, estraneo. Bisogno di qualcosa? No, non sono per essere usati dagli estranei. Beh, se davvero ti interessa così tanto, sono simulatori di volo. Se non sai ancora la nostra storia, dovresti incontrare Pete e fare il giro. Sogniamo un giorno di governare i cieli. Ah, com'è? A quanto pare non sei completamente inutile se lavori con le tue mani. Ciao! Tu sei l'estraneo. Madre Pearl mi ha informato che saresti passato. Devi essere impaziente di conoscere la storia del nostro popolo. Io sono Pete, il custode della storia. Lo so, sono piuttosto giovane. Fino a un paio di mesi fa ero l'apprendista di Don, il vecchio custode, ma poi lui... Beh... Whisky e mine non vanno bene insieme, così ora tocca a me. Scommetto che vuoi sapere tutto di noi. Cavolo, c'è un sacco di gente. Argyle è il nostro dottore. Credo abbia bisogno di aiuto nel prendersi cura di tutti i feriti. Loyal e Jack sono sempre intenti a costruire qualcosa nel loro laboratorio, ma Loyal potrebbe non essere contento di incontrare un tipo come te, Annellis. Fantastico! Sono sicuro che hai visto il murale dipinto su questa casupola. Vuoi conoscerne il significato? Ottimo! Pensa, è la prima volta che la nostra storia viene raccontata a un estraneo.
tempo fa, molto prima che nascessi, vivevamo sottoterra. Tutti erano armati, ma il soprintendente aveva vietato l'uso di qualsiasi arma, incluse le granate. Ce ne andammo e vagammo nella zona contaminata. C'erano selvaggi armati di coltelli. Li combattemmo con mine a frammentazione, granate e lanciafiamme. Funzionò, ma c'era il rovescio della medaglia. Per ogni 43,6 selvaggi uccisi, perdemmo uno dei nostri. Avevamo bisogno di una nuova casa e quella era Nellis. Qui ci siamo moltiplicati e abbiamo creato una comunità prospera. E grazie alle potenti armi di cui disponiamo, possiamo distruggere qualsiasi selvaggio che intenda farci del male. Addirittura ancora prima che abbia raggiunto i nostri cancelli. Beh, fino a... Ma... Non sto dicendo che ci vuoi far del male o che sei un selvaggio, ma lasciamo perdere. Nellis ci ha svelato i suoi segreti. Come far volare i bombardieri che si trovavano qui e dove trovarne uno. E questa è la nostra storia fino ad oggi, perché quest'ultima immagine è il nostro futuro. Fare volare di nuovo il bombardiere, solcare i cieli in quella fortezza corazzata, riversare esplosivi su selvaggi ignoranti. Questo è il nostro destino. Sono contento che tu abbia ascoltato l'intera storia. Forse vorresti saperne di più su alcuni dettagli in particolare? Fammi sapere. Ora che conosci la storia del nostro popolo, devi avere un mucchio di domande. Chiedi... Allora sai, Devolt, è così. Vivevamo in uno di quelli. Il nostro era il numero 34. Nel nostro volt tutti possedevano delle armi, ma il soprintendente aveva vietato l'uso di quelle più divertenti. Credo che dopo un po' la gente si fosse un po' rotta di tutti quegli scoppi e detonazioni ai poligoni di tiro. E a Nellis l'abbiamo trovato. Non abbiamo fatto esplodere alcuna testata atomica da prima che nascessi, ma a parte questo facciamo quello che ci pare. C'è altro che vuoi sapere? Varie testate atomiche esplosero in questo posto centinaia di anni fa e la base è altamente radioattiva. I selvaggi della zona contaminata, ignari di tutto, evitavano Nellis per abitudine. È proprio così. Sei molto intelligente per un estraneo. C'è altro che vuoi sapere? Nellis è una comunità del tutto autosufficiente. L'acqua la prendiamo da Lake Mead. Gli impianti fotovoltaici forniscono energia e per sfamarci abbiamo i nostri raccolti. Non abbiamo carenze alimentari. Per soddisfare i nostri fabbisogni proteici, integriamo la dieta di cereali e verdure con soia e legumi. C'è altro che vuoi sapere? È vero, non erano qui quando scoprimmo Nellis. Trovammo le armi in un enorme deposito denominato Area 2, a parecchie miglia da qui. Ci vollero molte settimane per portare le armi e le munizioni a Nellis, e quella fu l'ultima volta che ci spingemmo oltre i confini della nostra terra. Grazie mille, ne parlerò in giro. C'è altro che vuoi sapere? Dopo il ripristino della corrente, ci rendemmo conto che alcune delle elaborate poltrone in cui dormivamo erano in realtà simulatori di realtà virtuale. Riteniamo che fossero utilizzate per addestrare i piloti da combattimento. Ne facciamo un uso molto intenso. Soltanto io ho abbattuto più di 500 caccia Xian 85 cinesi. Te lo dico prima che tu me lo chieda. Non puoi assolutamente utilizzare i simulatori. Sono solo per noi. Spiacente. È bellissima. Sì, è proprio come dici. Ci si sente liberi. Così... Non ci sono parole per descriverlo. C'è altro che vuoi sapere? Oh, lo si sa da molto tempo prima che nascessi. Loyal trovò un dossier nella base con articoli di giornale, fotografie e persino una mappa. Sembra che un bombardiere, a quanto pare il 29esimo di quel tipo, cadde nel Lake Mead il 21 luglio 1948. Ti rendi conto? Più di 300 anni fa!
Le fotografie mostravano che l'aereo era praticamente intatto e la mappa consente di identificare esattamente il luogo in cui si trova. Il fatto è che sono decenni che non ci siamo mossi da Nellis. Sarà fantastico, vero? Dovresti parlare a Loyal. Sono sicuro che potresti essergli utile. Sarebbe bello se tutti fossero interessati alla nostra storia come te. Forse dovrei rappresentare le battaglie o imparare a modulare la voce. Come posso aiutarti? Non farti saltare in aria! Bene, con le tue azioni sei riuscito a guadagnarti la fiducia della mia gente, tesoro. Credo che sia arrivato il momento di dimostrare quanto vali. La gente si è abituata ad averti qui intorno. Trova Loyal e chiedigli qual è il più grande desiderio della nostra gente. Ti dirà cosa fare dopo.